Ho provato YouTube Automation per più di un mese e oggi vi mostrerò i risultati. Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi volevo condividere quella che è stata la mia esperienza con YouTube Automation. Siccome qualche mese fa in realtà avevo già fatto un video simile dove provavo a partire con un canale YouTube totalmente da zero per vedere se era veramente così difficile nel 2024 avviare un canale YouTube, ma l'avevo fatto appunto mettendoci la faccia, registrando normalmente, facendo tutto io manualmente, quindi senza sfruttare intelligenze artificiali o automazioni varie. Quello però che appunto mi avevate chiesto poi a sua volta su quel canale era se conveniva sì partire nel 2024 ma con YouTube Automation, quindi sfruttando l'intelligenza artificiale sia proprio nella creazione del contenuto, quindi script e tutto il resto. Io l'ho sfruttato in un altro modo e l'idea me l'ha data proprio un ragazzo, quindi un iscritto di voi mi ha dato questa idea su Instagram, e anzi si è messo proprio a disposizione per quanto riguarda la gestione, visto che io non sono così bravo nel gestire appunto tutte queste innovazioni, intelligenza artificiale, montaggio con l'intelligenza artificiale, traduzioni addirittura, perché il canale l'abbiamo provato anche in inglese, e si è messo proprio a disposizione, ha detto: guarda, provo a gestirtelo io, vediamo come va, e abbiamo fatto questo esperimento insieme. Ovviamente adesso vi mostrerò tutti i dati, sia per quanto riguarda questo canale lingua inglese totalmente fatto con l'intelligenza artificiale, sia un canale nuovo avviato, vabbè, quello lì che avevamo preso in analisi nel vecchio video appunto dove ero partito da zero, e ancora un altro canale che abbiamo avviato da poco con un argomento un po' più di nicchia, e all'inizio anche lì non ci ho messo la faccia, però ho fatto le cose manualmente, quindi la voce sì, ce l'ho messa, non è intelligenza artificiale né altro, però è giusto per portare dei termini di paragone per quello che può essere un canale avviato da zero in una nicchia più ristretta, un canale avviato da zero con delle strategie ben precise e un canale avviato da zero totalmente con l'intelligenza artificiale. Questo è il test che ho fatto e che vi andrò a riportare con dati alla mano, quindi andiamo a vedere dashboard, andiamo a vedere visualizzazioni, andiamo a vedere iscritti e tutto il resto. Ovviamente ragazzi, prima di continuare voglio ringraziare lo sponsor di questo video, che è Nexo, che ormai avete conosciuto benissimo, il servizio che utilizzo per spendere le mie criptovalute, perché possono essere convertite in euro o comunque possiamo spenderle ovunque andiamo, sia con carta fisica sia con carta digitale, e come al solito vi ricordo che non ci sono né costi di gestione né costi di attivazione per la carta. Ovviamente vi lascio come al solito il link in descrizione per sfruttare tutti i vantaggi che vi dà Nexo, e oltre ai vantaggi che abbiamo citato prima, come al solito vi ricordo che è possibile fare 5 prelievi ATM gratuiti al mese, quindi ogni mese potete prelevare al Bancomat gratuitamente. E un'altra cosa che come al solito lo dico sempre, mi piace tantissimo perché è veramente molto semplice, già inviare e ricevere criptovalute è veramente molto semplice, però lì è ancora più semplice perché possiamo inviarli ai nostri amici sia con numero di telefono e sia con email. Poi ci sono tantissimi altri vantaggi come il cashback su ogni spesa che andate a fare, o comunque potete maturare degli interessi sulle criptovalute o sul saldo comunque che lasciate lì fermo, quindi non dovete fare nulla, non c'è bisogno nemmeno di vincolarlo per mesi eccetera, quindi veramente tutto molto semplice. Vi ricordo che trovate il link in descrizione e noi continuiamo con il video, ma direi di spostarci al PC così andiamo a vedere proprio statistiche alla mano. Eccoci qui, impostazione. Partirei subito nell'andare a vedere le statistiche del primo canale, quindi quello partito da zero circa un anno fa, anzi poco più di un anno fa, perché è stato aperto circa il 5 maggio, quindi poco più di un anno. E anzi, dopo andiamo a vedere anche quanto, che statistiche ha avuto questo canale, come sta andando eccetera, anche se ormai non pubblico più. Comunque, come vedete, abbiamo fatto in un mese, ho preso le statistiche di un singolo mese, quindi dal 5 maggio al 5 giugno, e così poi ho fatto anche con gli altri canali che vedremo dopo. Quindi 4 video lunghi pubblicati e 2 shorts, e queste sono le statistiche del primo mese, quindi 616 visualizzazioni, tempo di visualizzazione 9.7, 10 iscritti. Comunque sia, questo canale è ancora attivo, non, cioè nel senso non sto caricando, ma i video vengono comunque visualizzati, infatti 41 visualizzazioni nelle ultime 48 ore, ma vi assicuro che non carico veramente da tanto 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 tempo. E se andiamo a vedere un attimo le analytics negli ultimi 28 giorni, queste sono le statistiche. Vediamo per intera durata, ma giusto per farvi capire che vedete all'inizio pubblicato, c'è qualche video che è andato abbastanza bene all'inizio e poi mi ha spinto tutto il canale, è continuato ad andare avanti, sono sincero.
potevo continuare con questo canale tranquillamente e secondo me sarebbe andato veramente molto molto bene, aveva preso una bella piega. Come vedete già al secondo video poi mi è esploso, non subito però stava esploso. Ho fatto circa 6.500 visualizzazioni. Ragazzi, qui non ho fatto ads, ovviamente tutto normale, tutto inorganico. Come vedete ci ho messo la faccia, canale normalissimo, eccetera. Quindi quelle erano le statistiche. Adesso le andiamo a confrontare con un altro canale dove non ho messo la faccia, o almeno l'ho cominciato a mettere dopo, ma nei primi video non mettevo la faccia, quindi è un canale... questo mese che andremo a prendere di esempio non ho messo la faccia ed è anche una nicchia un po' più ristretta. Vediamo comunque rispetto a questo video cosa ha portato. In questo caso abbiamo caricato 3 video, ho fatto 2 live, vabbè li avevo messi come live ma erano comunque, possiamo definirli dei video. E niente, ancora altri 2 video, quindi erano 6 video in totale. Non ho fatto shorts ma erano 6 video / 8 video in questo mese, ok, ero partito proprio carico. Circa 2 video a settimana, ottimo ottimo. Comunque 800 visualizzazioni, un po' più dell'altro. Tempo di visualizzazione in ore 34.7, abbastanza devo dire, e 44 iscritti il primo mese, che devo dire non è per niente male. Ovviamente ho cercato di spingerlo il meno possibile, cioè anzi non l'ho spinto per niente praticamente. Quindi nessuno all'inizio sapeva dell'esistenza di questo canale, nessuno sapeva cioè non ho fatto ads, ripeto, nemmeno in questo caso, né nient'altro. Come vedete questo canale lo sto continuando, poi piano piano sto cercando di mettere la faccia e tutto il resto. Comunque sia, 130 visualizzazioni in 48 ore, sta cominciando un attimo ad andare, 137 iscritti, diciamo che nell'ultimo periodo sta andando meglio. In qualche video appunto comincio a mettere la faccia, però era giusto un esempio comunque da riportare per darci un termine di paragone, per farvi capire poi a fine video cosa cambia da questi video rispetto a un video totalmente in automatico, eccetera. E infatti adesso passiamo proprio a quello lì che mi gestiva questo ragazzo. E ragazzi, le statistiche sono veramente sorprendenti, quindi non abbiate paura. Allora, il canale è questo qui, Omar Domina English. Allora, un iscritto ragazzi, e ho preso sempre le statistiche ovviamente del primo mese, da quando abbiamo aperto il canale. Così sono stati caricati 1, 2, 3, 4, 5, 6 video, quindi nemmeno poi così pochi. E ragazzi, un iscritto, 27 visualizzazioni, tempo di visualizzazione in ore 1.3, cioè ragazzi una merda, veramente una merda. Questi sono i risultati che ci danno i canali con l'intelligenza artificiale in automatico, eccetera eccetera eccetera. E pensate che questo è stato fatto anche appunto in inglese, quindi magari un pubblico più ampio rispetto a un canale magari solo in italiano. Pensate un canale così solo in italiano con l'intelligenza artificiale, cioè, farebbe veramente schifo, sincero, veramente schifo. E niente, queste sono le statistiche, non sono aumentate, il canale non è cresciuto, non è esploso né niente, quindi questo è e questo è rimasto. Abbiamo continuato a pubblicare poi nel periodo successivo, ma assolutamente niente, cioè non si muove, YouTube non lo spinge. Sì, adesso ho visto che YouTube ha messo la funzione quando carichi il video per appunto indicare se il video poi è stato realizzato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale oppure no. Ma non credo che cambi tanto, o comunque anche utilizzando altri tipi di intelligenza artificiale, oppure anche mettendo solo la voce, eccetera, non credo che cambi tantissimo. Credo che comunque il video venga penalizzato, diciamo così. Ovviamente può essere sfruttato in alcuni casi, aggiungendo magari facendo il voice over soltanto con l'intelligenza artificiale, andando a montare il video in modo diverso, cioè manualmente. Potrebbe essere, però, parere mio, un canale... diciamo automatizzato o comunque con l'aiuto dell'intelligenza artificiale non può mai, dico mai, arrivare, cioè almeno veramente tipo in casi proprio estremi, non lo so che vi devo dire, però secondo me non è per niente paragonabile. Secondo me non ci perderei, almeno io non ci perderei nemmeno così tanto tempo nel realizzare contenuti con l'intelligenza artificiale, bla 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 bla. Piuttosto mi concentrerei o su un canale fatto da sé, cioè comunque c'è una persona dietro che monta il video, fa il voice over e tutto, magari anche se all'inizio uno non ci vuole mettere la faccia, come vedete secondo me può andare tranquillamente,
ma non viene penalizzato come l'altro. Poi se uno crea una sorta di personal brand, quindi rafforza anche quello che è il personaggio, il contenuto, eccetera, lì è il top. Ma anche in un'ottica futura, parliamo di uno eventuale sponsor, eventuale roba, cioè, ma lo sponsor secondo te si rivolge a un canale dove non si sa di chi è la voce, non si sa di chi c'è dietro, almeno non credo proprio. Qui in questo canale, in questo caso, anche cioè, se ha pochi iscritti, vediamo a quanti iscritti siamo, siamo stati già contattati da 1/2 sponsor. Qui se continuava sto canale andava bene, secondo me andava molto bene. Quindi partire con YouTube nel 2024 è possibile, sì, ma fatto per bene. Poi ovviamente ci sono tutti dei parametri, ovviamente cosa fare, cosa non fare, eccetera. Però sicuramente cosa non fare, abbiamo l'esempio pratico, cioè YouTube Automation in questo modo non funziona. So abbastanza certo. E nient'altro da aggiungere, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere se devo testare altri metodi, altre robe che trovate online, che lo faccio volentieri. Noi ci vediamo al prossimo video.